Siamo in compagnia di Carlo Sabatini a commentare una sconfitta grave, una sconfitta che pesa più per la classifica ma anche per come è maturata, perché noi lo abbiamo scritto, è stato un primo tempo da Grifoni in cui ci sono state tante occasioni per raddoppiare che non sono state capitalizzate. Nel secondo tempo è arrivata una punizione molto amara che guardando il calendario potrebbe anche pesare molto. Devo confermare che oggi abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, perché nel primo tempo avevamo la partita in pugno, entravamo, arrivavamo al giro comunque in zona conclusione con forse troppa facilità. Questo ci ha illusi, ci ha fatto diventare leziosi, ci ha fatto diventare presuntuosi, e quel tipo di partita va chiusa subito. Forse non abbiamo capito che siamo in piena lotta di successione, che le partite non vanno regalate agli avversari. Se si perdono sul campo perché l'avversario più forte ci mette qualcosa in più, bene, ma così no, così è inaccettabile, perché poi quando il Palermo si è un po' ripreso, noi siamo un po' calati sul piano fisico, abbiamo perso anche qualche giocatore per infortunio ed è diventata una partita di lotta, non abbiamo lottato come si deve, come deve fare il Genoa, e quindi le due cose unite fanno una sconfitta giusta, meritata secondo me, e più grave delle altre. E adesso voi fra 10 giorni giocate, penso si tornerà a lavorare prima, molto prima, avete un tour de force di 3 partite contro Inter, Fiorentina e Juventus, avrà un trittico di partite molto complicate a partire da quella con l'Inter, poi si chiude con Cagliari e Sassuolo, siete 6 squadre mi viene da dire per alla ricerca di 3 posti che sarebbero salvezza, mentre 2 si giocano i playoff e 1 è la retrocessione. Bisogna stare attenti dal Milan in su, per cui riesce ad analizzare il calendario, a mandare un messaggio, lo chiedo spesso, penso che ora serva più che mai, perché ragazzi mi sembra che al pareggio del Palermo non abbiano smesso di giocare, ma si siano veramente sciolti, e credo che va bene, c'era il sole, faceva caldo, ma il Genoa nel primo tempo ha dimostrato di poter fare molto peggio al Palermo. No, ma è vero, noi queste partite che mancano le dobbiamo affrontare con tutt'altro spirito, con tutt'altra determinazione, con tutt'altro atteggiamento, lo stesso atteggiamento che avevamo avuto nell'inizio del girone di ritorno, che ci ha portato dei risultati importanti e che ci ha portato anche alla finale di Viareggio. L'abbiamo smarrito, non so per quale motivo, infatti sono molto arrabbiato con i ragazzi per questo, perché non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere, perché adesso veramente siamo in grossa difficoltà di classifica. Se noi riusciamo a recuperare quell'umiltà, quella determinazione, possiamo anche fare risultato in partite che sembrano impossibili, quali Inter e Fiorentina, per esempio, come abbiamo fatto a Bergamo, sembrava una partita per noi insormontabile, un ostacolo insormontabile, invece siamo andati con umiltà, con determinazione e la partita l'abbiamo vinta. La stessa cosa possiamo e dobbiamo fare con Fiorentina e Inter, in modo tale di mettere insieme i punti che ci servono per affrontare le ultime 2, che presumibilmente saranno scontri diretti con un pochino più di serenità. Però ribadisco, la squadra deve cambiare completamente atteggiamento e recuperare l'atteggiamento che abbiamo avuto nei mesi precedenti.